Innanzitutto abbiamo sentito parlare di TAEG, si parla sempre TAN e TAEG. Prima cosa, a cosa dobbiamo stare attenti? A quale tasso di interesse, dobbiamo stare attenti? Al TAN o al TAEG? Ma la legge garantisce ai consumatori, imponendo a tutti gli operatori che vogliono offrire degli acquisti a rate, di comunicare il TAEG. Che cos'è? È il costo effettivo del finanziamento, perché ricordiamolo, il finanziamento si compone di due aspetti, di due oneri a carico del consumatore. Il primo sono le rate, e quello è chiaro, si divide per un certo numero di mesi l'importo che intendiamo finanziare. Ma poi ci sono dei costi, diciamo così, nascosti, le cosiddette spese iniziali di istruttoria, i bolli, l'invio della corrispondenza. È un costo non trascurabile, che può rappresentare anche qualche decina o centinaia di euro. Ecco, soltanto il TAEG ci spiega qual è il costo reale del finanziamento. Detto in altre parole, noi potremmo non avere, degli oneri sulla singola rata, ma avere magari degli oneri iniziali che appesantiscono il finanziamento. Quindi la pubblicità deve indicare questo costo, che è un costo espresso in percentuale. Sì, soprattutto nel mondo delle auto spesso la pubblicità non è molto trasparente perché ci nasconde, o perlomeno lo dice, sempre scritto molto in piccolo, che c'è una maxi rata iniziale e una maxi rata finale, per cui vengono indicate le rate, ma poi naturalmente il consumatore dovrà pagare, molto alla fine del contratto di finanziamento. Per rispondere alla sua domanda non è facile dirlo, nel senso che dipende dal tipo di prodotto che si acquista, gli interessi su un'auto possono essere diversi da quelli su una, lavatrice. Diciamo che al giorno d'oggi 5, 6, 7%, sono interessi medi. Poi naturalmente la legge, stabilisce delle soglie oltre il quale quell'interesse è usuraio e quindi naturalmente il contratto è interamente nullo, ma quello non sono i venditori di auto a praticare queste soglie, questi tassi, ma magari ecco, si rischia di più con, venditori di altro tipo. Le compagnie telefoniche ci fanno credere che sia quasi un Gratis, omaggio, sì. viceversa lo paghiamo e anche profumatamente, assorbito all'interno del nostro, costo mensile, della bolletta. Prima dicevo di alcuni rischi nel momento in cui si attiva il contratto di finanziamento. Beh, pensi che grazie a questo giochetto di offrirci i device, smartphone o tablet in omaggio, diciamo così, inclusi nella bolletta, le compagnie telefoniche trattengono, a volte anche illegalmente, degli utenti che invece vorrebbero, cambiare operatore, come sono ormai, liberi di fare. Chiedono, e questa è cosa scorretta, il saldo delle rate tutte in un'unica soluzione quando io cambio operatore, mentre la legge lo dice chiaramente, io posso cambiare operatore, continuerò a pagare a rate il mio smartphone. Ecco, questo è un altro esempio di vantaggi che il credito al consumo offre, ma soltanto a condizione di essere trasparente e di essere noi stessi dei consumatori attenti che, guardano anche alla somma delle diverse rate, perché poi alla fine i nodi vengono al pettine.